Un caro saluto da Mario Giuliaci. Si parla ormai spesso di un possibile punto di non ritorno nei cambiamenti climatici. Che cos'è questo punto di non ritorno? Sarebbe il surriscaldamento limite del pianeta oltre il quale i mutamenti del clima sarebbero estremi e irreversibili. Tale limite viene stimato in circa più 2 gradi rispetto al media degli ultimi 150 anni. Attualmente siamo più 1 grado rispetto a questa media. Ma cosa capiterebbe se venisse raggiunto questo limite, questo punto di non ritorno? Ebbene, fonderebbero entrambe le calotte polari con conseguente blocco della corrente del Golfo, ma soprattutto il livello degli oceani si innalzerebbe di 6-7 metri fino a inondare tutte le fasce costiere. Ma per di più cambierebbe soprattutto anche la circolazione atmosferica in entrambi gli emisferi. Infatti, se dovessero fondere le calotte polari, queste si riscalderebbero di qualche decina di gradi perché verrebbe meno la forte riflessione dei raggi solari ora operata da parte dei ghiacci. Ma se le calotte polari si dovessero riscaldare, si ridurrebbe il forte dislivello termico tra equatore e poli, che ora attualmente è intorno a 50 gradi. Ma tale dislivello termico è anche quello che mantiene in vita la circolazione generale dell'atmosfera. In particolare si indebolirebbero le correnti occidentali, quelle che scorrono tra 30 e 60 gradi di latitudine. Ma l'indebolimento e talvolta l'azzeramento di tale corrente occidentale darebbe luogo molto spesso ad anticicloni di blocco, denominate così perché bloccano il normale fluire da ovest verso est delle correnti occidentali che appunto trasportano le perturbazioni medesime. Gli anticicloni di blocco sono strutture bariche molto persistenti, resistono spesso anche un mese e occupano di solito un'area molto vasta, quanto mezzo Europa grosso modo, con un'alta pressione estesa all'equatore fino al circolo polare, dove predomina il bel tempo, la siccità e temperature al di sopra della media. Sul bordo orientale dell'anticiclone medesimo scorrono fredde correnti dai poli verso le medio-basse latitudini, dove è presente un ciclone, quindi ciclone è sinonimo di cattivo tempo, quindi temperature inferiori alla media, piogge torrenziali anche per settimane.